L'eredità di Flavio Insinna è diversa da quella di Fabrizio Frizzi. Questo vuol dire che gli italiani ne siano meno affezionati? No, anzi i numeri dicono altro. Certo, l'assenza del compianto conduttore televisivo è ancora pesante. I ritmi del programma sono di gran lunga più blandi e mesti, con un tono tutt'altro che esaltante. Probabilmente Flavio Insinna vuole entrare quatto quatto nei cuori degli italiani. Raccogliere l'eredità, nome o meno, NDR. Chiusa parentesi tonda di Fabrizio Frizzi, non è facile. A questo c'è da aggiungere anche la presenza costante al Quiz Game Show di Rai 1 di Carlo Conti. Il presentatore fiorentino è uno che sa farsi apprezzare dal pubblico del preserale del primo canale di Viale Mazzini. Ed è stato lui a consegnare le chiavi del programma in un gesto diventato ormai celebre nel corso degli anni a Flavio Insinna. Queste sono chiavi pesanti, faremo di tutto per meritarle, aveva detto il nuovo conduttore dell'eredità. Punto. Come se non bastasse, il ritorno di Flavio Insinna in televisione, proprio alla guida dell'eredità, è stato accompagnato da scetticismo anche a causa delle querelle con Striscia la Notizia e Antonio Ricci. Il direttore del TG satirico, tra l'altro, nelle ultime settimane non ha neanche provato a placare le polemiche. È molto retorico, io posso ritenere di cattivo gusto il fatto che lui dica da lassù Frizzi mi guarda. Parole in linea con quell'abbindolare gli allocchi, lavorando sulla pancia delle persone. Persone abbindolate o meno, l'eredità di Flavio Insinna per quanto concerne solo ed esclusivamente gli ascolti tiene botta con quella di Fabrizio Frizzi. Il crollo tanto temuto dagli inserzionisti, e, in parte, dai vertici Rai, non si è registrato. Numeri a confronto, infatti, si può notare come finora Flavio Insinna abbia tenuto una media di 3,8 milioni di persone come dato Auditel. La flessione comprensibilissima si registra solo la domenica, dove il dato crolla di 1 milione, fermandosi a 2,7. Questo solo per quanto concerne la prima settimana di settembre. Nello stesso periodo, lo scorso anno, come andava l'eredità di Fabrizio Frizzi? Nel 2017, durante la prima settimana di trasmissione, l'eredità di Frizzi portava a casa una media di 4 milioni di spettatori. Insomma, 200.000 persone di differenza. Cosa testimonia ciò? A prescindere dai presentatori, e da chi conduce l'eredità, il format Rai è solido, ed è il Quiz Game Show più longevo degli anni 2000.